Ciao, ho pensato di condividere con voi alcuni spezzoni di queste giornate, in realtà del mio compleanno, che è durato più del dovuto perché sicuramente è un compleanno un po' particolare, speciale. È il primo compleanno lontano da casa, ovviamente il primo compleanno in lockdown della mia vita. Mi auguro anche l'ultimo, però non lo so, tante persone nella mia vita speciali hanno reso questo giorno speciale in qualche modo e sono state vicine a me nonostante la lontananza, quindi niente, volevo condividere con voi questa bellezza e spero che vi piaccia. Praticamente farò una settimana di festeggiamenti di regali visto che mi arriveranno tutti quanti in giorni diversi. Quindi questo qui è da parte di mia mamma e di mio papà, ma non di mia sorella, quindi spero che lei me l'abbia fatto a parte. Però stavo notando che questo bigliettino in realtà non ha la grafia né di mia madre né di mio padre, quindi non so chi l'abbia scritto. Io ho sempre l'ansia di aprire i regali in diretta perché, cioè, io sono una che non riesce a fingere, se è una cosa non mi piace che si legge in faccia. Però apprezziamo il pensiero. Che è un pigiama? No. Wow, che carino, 100% cotone organico, bella beige, sono nel pieno del mio periodo beige dei calzini, questi mi piacciono tantissimo. Wow, un altro maglioncino in cotone biologico, beige, bello questo, mi piace questo colore, e anche una tuta. Le buste teniamole che sono buone per portarle in valigia. Belli, ma non ho capito dove l'hanno preso, mi sembra l'abbiano preso da Body and Home, si chiama la marca. Altra moda, ma sembra qualcosa che fa tutto in cotone biologico. Sì, è tutto quanto organic. Allora, questa è una tuta, bella, mi piace tanto il colore, è un po' leggerina, però perfetto perché qua sparano i termosifoni a palla, magari però non la uso per uscire questa. Voglio provare, aspetta, che taglia è? S. Sì, mi entrerà. Non penso che questo secondo lockdown abbia fatto danni quanto il primo, quindi dovrebbe entrarmi ancora la S. Anzi, sembra pure un po' grandina in realtà. Poi, questo mi piace tantissimo, lo voglio mettere subito. Che bella che è! Bellissima, mi piace tantissimo. È un maglioncino a collo alto, sempre in cotone biologico. Super peciolina. B-Cotton. Buono per la pelle, utile, corretto, sano, italiano. I miei genitori mi conoscono abbastanza. Faccio terrorismo psicologico per regalarmi cose bio-green, eco-friendly. Allora, questi calzini mi piacciono tantissimo. In bambù, che belli! Guarda, i colori mi piacciono tantissimo. Sì, Questo sono pezzo. carini, la fantasia è bella. La fantasia non mi fa impazzire, però non so. Bella, è carina. Sono dei palloncini. Non È cucciola. lo so, mi piacciono i colori, cioè nel senso sono troppo belli. È troppo bello l'accostamento di colori. E questa è. Ma che sono? No, vabbè! Bellissima! Ma io non ho capito un c***o allora, ma che è sta cosa? Allora è una magliettina, sempre in cotone biologico. Bellissima, bellissimo questo beige. Stupenda, e il tessuto è fantastico. E poi questa penso sia una camicia tipo da notte, sempre in cotone biologico. Bellissima, questa sembra quando devi andare a partorire. quando ti devono ricoverare in ospedale. Bella. Grazie, mamma. Ora Bianco, mi mancano. Ci vediamo presto. Non piangere, amore, non piangere. Mi deve venire le Non piangere, amore, non piangere. Altri regali, uno è un autoregalo, uno invece è il regalo del mio compleanno di Giallu. Partiamo con questo qui che non l'ho ancora aperto in realtà. Sono troppo felice di essermi autoregalata questa
palettina di ombretti glitter. È fantastica, l'amo già. Faccio un piccolo tentativo. No. È troppo figa. Ora devo andarmi a pulire. Questa in realtà l'ho già aperta, ve la sto facendo vedere al contrario, ed è il regalo di giallo. Ho puntato da un po' questo brand che mi usciva sempre su Instagram come pubblicità e lui lo sapeva, quindi mi ha regalato una borsa che ha scelto lui e ha pure azzeccato molto il colore, mi piace tanto, ed è lei. È troppo carina secondo me, sia da portare così che lunga, cioè con la tracolla lunga, e dal sito c'è scritto che è in plastica riciclata. La marca è JWPay, non so come si pronuncia onestamente. Ok, è quasi mezzanotte e io sto piangendo già da mezz'ora perché una mia amica mi ha fatto arrivare un prosecco a casa, quindi adesso ho già esaurito le lacrime e spero di non piangere troppo. Beh, io sono ancora qua, quindi da piangere ce n'è, mi dispiace per te. Allora, aspetta, abbiamo già preparato i dolcetti che adesso apriremo. Mamma mia! Sono molto buoni, li abbiamo scelti noi oggi, sono dei dolcetti crudisti. Io faccio. Ce la fai? No. Quanto manca? Manca poco. Mancano 2 minuti 2, contati. Ora li conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io non la so aprire. Allora la devi poco poco ammollare. No. Faccio pure io. Brava! Lascio. Tanti auguri a te, tanti auguri a Simona. Senti la candelina amore, però prima esprimi un desiderio. Forte! Amore, la candelina è qua. Quella. Tanti auguri amore, tanti auguri. Arrivano le prime chiamate. Pensavi di trovarci addormentati, invece noi stiamo facendo la festa. Festa grande. Abbiamo anche spento una candela, non una candelina, perché le candeline non ce le abbiamo. Non avevo le candeline. Buongiorno, mi sono appena svegliata. C'è la neve. Sta nevicando da stamattina e io anche questo lo considero tra i regali della giornata. È bellissimo. No, nel frattempo si stanno innevando tutti i tetti. Buongiorno, oggi è il giorno del mio compleanno ufficiale. Mi è arrivato un nuovo regalino. Questo già ho visto dalla confezione, ho capito che è un autoregalo. Do you want a coffee with me? Mi sono innamorata di questo colore e quindi ho preso questa palettina. Happy birthday to me. Ha suonato il corriere ed è arrivato un regalo barra pranzo dei miei genitori, che mi hanno inviato una torta con scritto buon compleanno Simona e questi, come si chiamano, dei tortini a vari gusti che ovviamente non so, e me li hanno fatti inviare a casa da questo posto che tra l'altro non conoscevo. Forno vegano.
Bene, praticamente non è stato un compleanno, ma è stata una settimana di compleanno, più o meno, su per giù. Però, niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Non so se anche voi avete affrontato un compleanno in lockdown in questi mesi, immagino di sì. Io speravo e pensavo, mi sono illusa che avrei fatto il mio compleanno non in lockdown, però in realtà è andata così. Però tutto sommato è stato molto bello e speciale e prezioso. Quindi niente, vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo presto con un nuovo video.